ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, accompagnati dal caldo torrido che mi sta letteralmente sciogliendo, andremo a parlare di un aspetto molto interessante per quanto riguarda Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ossia, come avrete intuito dal titolo, la futura evoluzione di Grookey. Perché ciò che è passato maggiormente in sordina per quanto riguarda lo scorso Pokémon Direct è il fatto che sui tre starter di Galar siano state rivelate nuove informazioni che ci permettono di tracciare in maniera più netta il percorso evolutivo che questi Pokémon intraprenderanno. Prima di iniziare, ovviamente, però, ragazzi, io vi invito a lasciare un bel mi piace qui sotto e a commentare lasciando la vostra opinione per quanto riguarda l'evoluzione di Grookey e in generale, alla fine di questo video, per quanto riguarda tutto ciò che avremo detto. Inoltre, se volete, vi invito anche a condividere questo video con chi potrebbe essere interessato per alimentare ancora di più la discussione. Detto ciò, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, anche perché sto morendo di caldo, e di iniziare con la dissertazione di questo video. Che frase. Sin dal primo trailer di Pokémon Spada e Pokémon Scudo veniamo a conoscenza di un potere peculiare che Grookey possiede. Vediamo infatti come questo Pokémon sia in grado di far crescere della vegetazione sul terreno colpendolo con la propria bacchetta. Se fino allo scorso Direct questa era semplicemente un'immagine, adesso però abbiamo anche una descrizione di ciò che Grookey effettivamente fa e anche una spiegazione che ci rivela da dove questo suo potere deriva. Il sito ufficiale infatti ci dà conferma di come la bacchetta di Grookey in origine fosse un semplice ramoscello, ma che poi, esponendosi all'energia del corpo di questo Pokémon, abbia acquisito essa stessa dei poteri speciali. Ciò è interessantissimo perché ci viene data la conferma che il corpo di Grookey, e quindi Grookey stesso, possiede effettivamente dei poteri sovrannaturali. Sarebbe molto divertente associare anche Grookey all'energia Dynamax che ho trattato nella teoria e che fa crescere le piante, e benché io credo che possa avere una correlazione, quest'oggi non parleremo di ciò, mi dispiace. Ora, leggendo queste descrizioni e vedendo le immagini del primo trailer, in origine avevo pensato a un'ipotetica evoluzione di Grookey che ricalcasse in un certo senso le orme di Fennekin, che lo avrebbe dunque portato ad evolversi in un Pokémon tendenzialmente femmineo e portato per la magia. E come logico che fosse, tutto ciò implicava un Pokémon dalla natura di attaccante speciale. Ma questa ipotesi, alla luce delle nuove informazioni che abbiamo ottenuto tramite la demo delle tre, si è decisamente affievolita. Innanzitutto, Grookey possiede una mossa peculiare, un po' come Rowlet possedeva la propria, ossia fogliame, solo in questo caso di tipo fisico. Con questa mossa, infatti, Grookey sembra letteralmente colpire il proprio avversario con una bastonata in testa, il che scredita un po' la teoria secondo cui questa bacchetta dovrebbe avere dei poteri magici riconducibili proprio ad un mago classico, quindi ad un Delphox. E inoltre, come ho fatto già vedere all'interno della mia analisi del gameplay della demo delle tre che vi lascio nelle schede, le statistiche di Grookey sembrano propendere per un attaccante fisico e non un attaccante speciale, di conseguenza screditando l'ipotesi di una sorta di corrispondenza con Delphox. E come se non bastasse, Grookey impara Knock Off. All'interno della mia analisi della demo delle tre avevo sostenuto come questo elemento non indicasse necessariamente il tipo buio, eppure ho anche sostenuto che fosse il caso di tenerlo in considerazione e credo che sia arrivato il momento di chiamarlo in causa. Ora, tracciando la mia analogia con Delphox, ho supposto che Grookey fosse uno spirito benigno della foresta e dunque che potesse possedere o il tipo psico o il tipo folletto. Eppure la mossa Knock Off è difficilmente rapportabile ad ambedue i tipi. Basti pensare che per quanto riguarda il tipo folletto, nessun Pokémon può imparare naturalmente Knock Off, necessitando invece dell'insegna mossa. Un po' come se questi Pokémon benigni non possano, in teoria naturalmente, imparare questa mossa, ma che tramite un insegnamento umano questa possa essere appresa. Ora, a meno che i produttori della demo non abbiano voluto fare lo scherzone e assegnare a Grookey la mossa Knock Off per sviare le nostre indagini, dobbiamo ipotizzare che questa mossa Grookey la impari salendo di livello e che soprattutto la imparino le sue evoluzioni. Di conseguenza, anche in virtù di Knock Off, credo che l'ipotesi di un Grookey che si evolve in uno spirito benevolo della foresta, magari con tratti femminili, sia, ahimè, da scartare. Dunque sembrerebbe che con queste nuove informazioni ci si ritrovi in una sorta di limbo ed è necessario a questo punto provare a ripartire. Innanzitutto dobbiamo ipotizzare, vedendo le statistiche di cui Grookey sembra essere in possesso, che questo Pokémon si evolva in un Pokémon mascolino e non femminile. Questo perché il mondo Pokémon è praticamente assente di Pokémon dall'aspetto femminile in grado di utilizzare attacchi fisici più efficacemente rispetto a quelli speciali. Ciò è ovviamente comprensibilissimo se pensiamo che Pokémon, e ogni Pokémon soprattutto, ha dei legami molto stretti con varie culture. E si sa che le culture, soprattutto quelle antiche, hanno tutte più o meno stereotipato sia la femmina che il maschio, rendendo il maschio una creatura più forte a livello fisico e la femmina invece una creatura tendenzialmente più magica. E questo lo dico per evitare di beccare commenti che mi danno del sessista, è una spiegazione razionale. Se prendiamo dalla cultura e la cultura è fatta in un certo modo, in Pokémon avremo lo stesso identico modo.
ok? Così evitiamo le polemiche. Ora adesso abbiamo un po' di elementi che dovremo cercare di far convogliare in una figura a cui Grookey si ispiri. Dobbiamo immaginare un essere prevalentemente scimmiesco che prediliga le mosse fisiche, che abiti all'interno delle foreste e che su di queste abbia un particolare potere. Vedendo questa situazione d'insieme, voglio provare a dare una mia interpretazione della figura a cui Grookey potrebbe effettivamente ispirarsi. Questa figura potrebbe essere il druido. I druidi rappresentavano sostanzialmente la casta sacerdotale del mondo celtico ed erano soliti svolgere i loro rituali all'interno di foreste. Ovviamente questi esseri erano umani e ciò si sposa benissimo con la natura scimmiesca di Grookey, che in questo caso vorrebbe indicare più che una scimmia in sé una sorta di uomo. Del resto, come ben sappiamo, la scimmia è l'animale più vicino a livello evolutivo all'essere umano e dunque il riferimento sarebbe perfettamente comprensibile. Il bastone dunque, alla fine della linea evolutiva di Grookey, da semplice bastone qual è, diventerebbe una sorta di scettro che racchiude l'intero potere del Pokémon. Infine, non bisogna dimenticare che i druidi erano sicuramente associabili a delle pratiche particolarmente malvagie per come le intendiamo noi oggi, come ad esempio i sacrifici umani, il che potrebbe tranquillamente collegare il knock-off che impara Grookey ad una sua ipotetica malvagità finale, riunendola nella figura del druido. A onor del vero, c'è solo un aspetto che mi lascia particolarmente basito, ed è sempre la propensione di Grookey all'essere un attaccante fisico. I druidi, come è logico che sia, sono esseri magici e la loro peculiarità in un ipotetico mondo Pokémon dovrebbe essere l'attacco a distanza o l'attacco telepatico. Eppure questa contraddizione non è una contraddizione tanto con il druido in sé, ma con Grookey stesso. Vediamo Grookey avere all'interno del trailer dei poteri particolarmente riconducibili ad una sorta di folletto o comunque a uno spirito che tendenzialmente dovrebbe essere speciale, ma poi è un Pokémon che predilige l'attacco fisico e quindi non è tanto il druido il problema, ma Grookey in sé. L'unico modo per ipotizzare una risoluzione di questa contraddizione è immaginare che si sia voluta cercare un'ispirazione nel druido ma in senso lato. Posso immaginare che più che la figura del druido in sé si sia voluto prendere la figura di un generico guardiano di una foresta nordica con dei poteri oscuri e interpretabili anche come malvagi. Non che Grookey sia malvagio in sé, ma è l'interpretazione di questi suoi poteri che potrebbe essere stata interpretata erroneamente come malvagia. Del resto il concept analysis che ho fatto su Absol parla chiaro: un Pokémon può essere interpretato malvagio e dunque può avere un tipo buio indipendentemente dalla sua reale malvagità. Con ciò voglio dire che a volte i tipi Pokémon non rappresentano veramente l'indole del Pokémon stesso, ma più che altro rappresentano un'interpretazione che di questi Pokémon è stata data nel tempo dagli esseri umani. E ciò spiegherebbe come un Pokémon all'origine giocoso come Grookey possa alla fine della sua catena evolutiva imparare un knock-off e quindi una mossa tendenzialmente malvagia. Quella mossa non sarebbe nient'altro che la semplice interpretazione che gli umani danno di un gesto di questo Pokémon, che in realtà potrebbe avere tutt'altre finalità. Detto ciò, io direi che possiamo concludere qui questo video e vi devo dire, sono molto orgoglioso di quello che ho sostenuto quest'oggi. Credo di aver dato una definizione della possibile evoluzione di Grookey che mi convince, anche se ho già detto che ci sono elementi contraddittori che probabilmente non possono essere risolti finché non vedremo il risultato effettivo, e spero sinceramente di prenderci, anche perché credo di avere una certa dose di possibilità a mio favore. Fatemi sapere voi ovviamente nei commenti che cosa ne pensate della tesi di quest'oggi e soprattutto se avete altre idee a riguardo. Vi invito anche a lasciare chiaramente un mi piace e un'iscrizione se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Io mi scuso se avrete visto tutto il mio sudore, ma ci sono 40 gradi e non ho un ventilatore. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.